Barbieri. Barbieri pennella con il mancino lungo in avanti a cercare Sekulov, che è rapidissimo. Sekulov dentro l'area di rigore. Sekulov alza la testa, palla fuori per Miretti. Miretti vuole calciare ancora. Miretti prova a passare, poi Sekulov, palo pieno di Sekulov, e poi l'arbitro fischia fuori gioco a Miretti. Palo clamoroso di Nikola Sekulov. Qui rivediamo il bellissimo destro con forse Fumagalli da sfiora anche. Zuelli, palla morbida dentro per Leone, attenzione, Leone vuole cross, la mette in mezzo per Sekulov, il pareggio della Juventus under 23, Nikola Sekulov, è una sentenza, 38 minuti sul cronometro, Juventus 1, Seregno 1, Nikola Sekulov, grande azione di Leone sulla destra, Sekulov la mette in porta. E qua rivediamo la palla tra le linee, pensavano fosse fuori gioco, invece non lo è. Pepe Leone cerca e trova Nikola Sekulov, si addormenta la retroguardia lombarda, 1-1. E questo è un gol importante nell'economia di questa partita, perché abbiamo sofferto molto fino ad ora. Sekulov ha trovato la rete dell'1-1. Attenzione, dentro il pallone batte e ribatti con Sersanti, vuole il cross in mezzo, attenzione, Sekulov, Sekulov! La doppietta è servita e la Juventus è in vantaggio, 72esimo minuto, ancora lui, ancora Nikola Sekulov, 2-1. La Juve l'ha ribaltata con grande cuore, con grande grinta. Sekulov ha fatto due gol identici, facendosi trovare al posto giusto, nel momento giusto, a rimorchio ancora una volta. Qui il dialogo con Barbieri, che scappa via a sinistra, lo sa perfettamente che all'altezza del dischetto c'è la possibilità del rigore in movimento per Nikola Sekulov, che ha firmato la sua prima doppietta da professionista con la maglia della Juventus Under 23. Nel primo gol assist di Leone, nel secondo di Tommaso Barbieri. 2-1. Juve sta ribaltando una partita ipercomplicata.